Un'altra sfida è emersa dalla voce di questa brava mamma operaia, che ha parlato anche a nome della sua famiglia. Il bambino, il marito, il bambino piccolo e il bambino in grembo. E il suo è un appello per il lavoro e nello stesso tempo per la famiglia. Grazie di questa testimonianza. In effetti si tratta di cercare di conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia. Ma vi dirò una cosa, quando io vado al confessionale, confesso gente, adesso non tanto come lo facevo nell'altra diocesi, e quando viene una mamma o un papà giovane, mi domando quanti bambini hai, mi dice. E faccio un'altra pregunta, sempre, un'altra domanda. Dimmi, tu giochi con i tuoi bambini? La maggioranza? Come padre? Sì, sì, tu giochi, perdi il tempo con i tuoi bambini? Stiamo perdendo questa scienza, questa saggezza di giocare con i nostri bambini. La situazione economica ci spinge a questo, a perdere questo. Per favore, perdere il tempo con i nostri bambini. La domenica, lei ha fatto riferimento, questa domenica di famiglia, a perdere il tempo. Bravo. Questo è un punto critico. Un punto che ci permette di discernere e di valutare la qualità umana del sistema economico in cui ci troviamo. E all'interno di questo ambito si colloca anche la questione della domenica lavorativa, che non interessa solo i credenti, ma interessa a tutti, come scelta etica. E questo spazio della gratuità, che stiamo perdendo. La domanda è: a che cosa vogliamo dare priorità? La domenica libera dal lavoro, eccettuati i servizi necessari, sta ad affermare che la priorità non è all'economico, ma all'umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari, amicali, per i credenti, alla relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare alla domenica è una vera libertà. Perché il Dio delle sorprese è il Dio che rompe gli schemi, fa sorprese e rompe gli schemi perché noi diventiamo più liberi. È il Dio della libertà.